Benvenuti in Marocco, benvenuti ad Agadir. Agadir sorge in uno splendido scenario naturale, fra verde degli eucalipti, dei pini, dei tamarindi e il blu cristallino del mare. Una bellissima stazione balneare del Marocco, Agadir, è anche e soprattutto famosa per l'importantissimo porto che dà lavoro, pensate, a più di 30.000 persone. Famoso in tutto il mondo per la pesca della sardina, la flotta di Agadir. La spiaggia, il mare bellissimo, una spiaggia lunghissima, sabbia fine dorata che si estende per circa 10 km ed è costeggiata da alberghi, da pub, da ristoranti, divertimenti di tutti i tipi. Nel 1960 un terremoto quasi rase al suolo Agadir, ma poi ci fu una grande ricostruzione. Resta a dominare la città la casba, purtroppo però andata distrutta nel terremoto, ma nell'altura a nord della città c'è anche tanto divertimento con uno splendido panorama mozzafiato, sicuramente da visitare. Si resta a bocca aperta dinanzi anche al clima di questa città, che è davvero bellissimo tutto l'anno, temperato, mite, con le ore più calde della giornata, ideali per praticare lo sport sulla spiaggia, jet ski, barche a vela, windsurf o anche una semplice corsetta tonificante. Mentre poi la sera si rinfresca il clima con una bella brezza che viene dall'Oceano Atlantico e rende tutto molto bello. Sicuramente imperdibili le escursioni in centri importantissimi e storici come Fes, Rabat, ma soprattutto mete turistiche incredibili come Marrakech, Casablanca. Questa è l'Africa, questa è Agadir, un divertimento nel divertimento. Poi per chi ama magari i motori e l'avventura, imperdibile appunto l'escursione nel deserto, magari a cavallo di un bel quad, per ore di divertimento. Africa, il sole, le dune e Africa, lontana ma legata all'America, i riti tribali di stregoni cardinali, di ministri triviali. Yeah. Africa, terra nera, bruciata e Africa, le bombe, il sangue, Africa, una mamma che prega, un fermo di polizia, uno sparo, un ferito, è Africa. Africa, ma per te che lavori e non ridi, per chi come te questa terra è ancora Europa. Europa, le lotte di classe Europa, la difesa del posto Europa, per i tuoi interessi, per i figli e noi stessi, per chi c'è, chi è disperso Europa. Africa, il mare trasparente è Africa, ma nella storia c'è ancora una svastica, un ricordo preciso, qualcuno è stato ucciso nel cielo, nel mare dell'Africa.
Ma dopo essere tornati stanchi e tutti impolverati dal deserto, un'avventura comunque che resterà davvero sempre impressa nella memoria perché è stato incredibile e molto affascinante, si può continuare a divertirsi visitando i vari pub della zona, andando in giro per la città, per questo lungomare, per questa spiaggia bellissima. Si trovano ragazzi che fanno sport, turisti di tutte le nazionalità, di tutti i continenti, e soprattutto occorre ricordare la grande ospitalità dello spirito marocchino. Anche nelle famose contrattazioni, nelle medine, nei vari luoghi dove si comprano i souvenir, c'è sempre tanta cortesia, non tanta insistenza, a differenza di qualche altra nazione africana. E tutto alla fine, anche comprare un semplice ricordino, diventa un'avventura comunque divertente. Per quanto riguarda poi le tante varie altre sfaccettature, è sicuramente da fare l'escursione all'interno di una fabbrica del famoso olio di argan, un olio tonificante, rilassante, vendutissimo in tutto il mondo. Si può vedere tramite una visita guidata, visite comunque ben organizzate, molto spesso con guide che parlano correttamente l'italiano e a prezzi accessibili. Vi portano appunto in giro nei vari angoli della città, si fa capire come si commercia l'olio di argan appunto, oppure le sardine che vengono esportate in tutto il mondo. Tanto divertimento, tante piccole cose che fanno trascorrere velocemente i giorni. Molto particolare il clima è davvero ideale per una vacanza. Infatti di giorno le temperature oscillano tra i 28 e i 35 gradi, ma niente paura, il forte è la temperatura, che spesso è mitigata anche di mattina dalle fresche correnti oceaniche, che non smettono quasi mai di soffiare, quindi